Basta poco per già riuscire a cambiare, a passare tutto verso scelte verdi, diciamo. Ma anche se la vedi da un punto di vista economico, ognuna di queste cose poi necessita di soldi per essere riparata. Non sarebbe meglio fermarci un pochino? Sono qui a un festival di fantascienza, è strano, è curioso e sono venuto anche per questo, perché mi incuriosiva. Loro però non facevano fantascienza, loro facevano scienza e sono stati anche molto male interpretati nei decenni successivi, nel senso che molti gli hanno attribuito delle predizioni, cosa che in realtà loro non facevano. Loro hanno disegnato degli scenari di futuro possibile e non tutti questi scenari erano negativi. Noi stiamo vivendo in uno dei loro scenari peggiori, ma loro ne avevano disegnati anche di positivi. Quello che facevano in tempo era dire: una crescita infinita in un sistema finito come il pianeta Terra non è possibile. Stiamo attenti, fermiamoci, se no la curva sarà così e poi così. Their report was published in a book entitled The Limits to Growth, which turned out to be the most controversial environmentalist bestseller of all time. Questa storia non era scritta da qualche parte, quindi la prima cosa è che ho dovuto ricostruirla attraverso l'incontro con tutti i testimoni di questa storia. E mia figlia è nata quando ho iniziato questo film, per cui ha la stessa età. È un percorso lungo, difficile, appassionante in certi momenti e anche in altri momenti molto difficile, per cui nell'arco di 6 anni ti capita anche di pensare che poi non potrai farcela, finirlo. Ovviamente non, in questi 6 anni non ho fatto solo quello, ho fatto anche degli altri film. Anzi, uno dei motivi poi è stato che a un certo punto ho dovuto fermarmi per passare 2 anni su un altro film. Avere la possibilità di studiare un tema che ti interessa molto a fondo e riuscire a trasmetterlo a qualcuno, e dall'altro quello di poter conoscere delle persone interessanti, di conoscere le loro storie, di cercare con rispetto, diciamo, di raccontarle. Are part of the same global crisis. They don't hold the truth. And they have different views on the future, but we should listen to them for the sake of new generations. Questo fatto che le crisi ci vengono vendute come separate una dall'altra, io non credo che sia così, almeno ecco, non lo credono loro, gli autori di The Limits to Growth e quelli della dinamica dei sistemi, eccetera. Secondo loro, e a me sembra che abbiano ragione, tutte queste crisi sono sintomi di una crisi globale che ha a che fare con i limiti che abbiamo oltrepassato.